Bellissima questa parete, l'abbiamo strausata anche per la campagna pubblicitaria, è uno degli effetti che preferisco, è questo, rappresentato così. Quello che vi voglio far vedere oggi è quanto è facile creare un'opera d'arte con i nostri manichini lampada e adesso vi farò vedere esattamente come arrivare a questo effetto sull'oggetto. Ma la stessa procedura ovviamente la potete usare anche per fare la parete. Adesso entriamo nel dettaglio. Come al solito tutto inizia con il primus. Il primus è asciutto, adesso diamo una mano a pennello di istinto come preparazione per la pietra spaccata. Allora, adesso vogliamo fare la pietra spaccata sul manichino, come qua. Quindi partiamo dal manichino con una mano di istinto dato a pennello, diamo una seconda mano a pennello, lo lisciamo e lo disegniamo con il prato erboso. Poi, mano a mano che si asciuga, lo andremo a lisciare come quando facciamo una parete. A questo punto siamo pronti per una rapida compattatura, ci aiutiamo con lo spruzzino e con la nostra spatolina di plastica andiamo a lisciare il manichino. Ecco, adesso il prodotto è quasi asciutto, aiutati con lo spruzzino, andiamo a lisciarlo per poi compattarlo più tardi definitivamente e ottenere l'effetto marmo che cerchiamo. Allora, pietra spaccata. Può darsi che sia necessaria una grattatina con la carta vetra se ci sono delle asperità e poi la prima mano, come sempre e come da catalogo, gioia. A questo punto vogliamo arrivare a questo risultato sul manichino, quindi seguiamo le istruzioni e daremo due mani di gioia 1SC per portarlo quasi nero e poi andremo a fare le venature colorate per arrivare a questo effetto qua. Questo mi ha dato una mano e contrariamente a quello che dice il catalogo due mani, qui abbiamo avuto una ottima copertura. Facciamo una mano sola, e in parete probabilmente ce ne vogliono due e andiamo a fare le venature con O1AA che è qua pronto.
questo è un lavoro che ci vuole una bella mano e un po' di dedizione. Comunque adesso abbiamo fatto l'apporto di questo arancio, adesso andremo a fare delle venature bianche per avere questo tipo di effetto. E poi finiremo con vetro e a quel punto splenderà. Bellissima! Adesso è bene proteggere questa opera d'arte con una mano di vetro che andremo ad applicare con la spugna. Come avete visto, non è facilissimo, ci vuole un po' di abilità, prima il disegno, poi piano piano con la spugna. È un lavoro per artisti, quindi ci vuole una certa abilità. Quello che viene fuori è un'opera d'arte, sembra una statua, un marmo, una statua di marmo, in realtà molto leggera, molto comoda, trasportabile. Sicuramente un oggetto che arricchisce una casa con una parete così, quindi vi suggerisco di presentare questo oggetto come qualcosa di straordinario. Vi invito a fare sperimentazioni con altri colori, come al solito, per seguire il vostro istinto. Grazie.